Gala delle Margherite è un'occasione per parlare di charme, di seduzione, di bellezza e di eccellenze italiane, senza dimenticare di essere molto generosi nei confronti degli altri. Nadia Bengala, un esempio di bellezza che porta veramente con orgoglio la bellezza mediterranea d'Italia nel resto del mondo. Allora Nadia, intanto raccontiamo il motivo per il quale ti trovi qui questa sera. Guarda, io conosco l'organizzatrice, la Anna Maria Lucibelli, credo da più o meno una trentina d'anni. Non ci crede nessuno. Però più o meno è così, perché è stato l'anno di Miss Italia, quindi sì, sono quasi, insomma, 28 anni, dai, lo diciamo. E niente, quindi insomma, prima ci frequentavamo più spesso, adesso abbiamo un po' ripreso, e quindi io alle sue cose, alle sue belle serate, vengo volentieri. Allora Nadia, tu sei una delle rare Miss Italia che rimangono impresse negli italiani per molto tempo. Sarà perché mi ha votato il popolo, sono stata la prima votata dal popolo, forse è per quello. Non solo, perché sei un concentrato di bellezza e diventi sempre più bella. Però non stiamo... Camilla, non diciamo queste cose. Non stiamo qui a fare troppi complimenti, tanto lo sai. No, no, è vero. Però io sono qui per chiederti, ecco, esattamente per te, che cos'è l'eleganza? Visto che noi con Liberi TV parliamo di essenza, eleganza, eccellenza, che cos'è per te l'eleganza? Beh, guarda, a volte una persona elegante può essere elegante proprio nei modi, e nel suo savoir-faire, al di là di come è vestito. E perché a volte veramente noti delle persone, dici, noti l'eleganza e magari appunto è una donna con il jeans, però la vedi fine, raffinata, e sono dei dettagli che non si possono spiegare, devi averle. L'eleganza è un po' innata in certe persone. È vero, e tu ce l'hai. Tra l'altro tu sei invece anche una donna che si mantiene bella in forma, ma non rinuncia di certo ad una buona alimentazione, anche perché sei un po' di parte, specialmente quando si parla di pani della tradizione. Ecco, come fai a coniugare l'essere sempre in forma con, insomma, l'essere anche, perché ti abbiamo vista in più occasioni, una buona forchetta? Come si fa? In effetti sono una buona forchetta. E come si fa? Io devo dire che sono una che si muove parecchio, perché palestra però non la faccio, però sono molto attiva, faccio tante cose, non... cioè tu mi puoi vedere, trovare a casa che smonto qualcosa, che non so, che manualmente mi faccio qualcosa di pesante, quindi devo dire che sono una che fatica comunque, anche fatica nel senso che mi piace fare le cose, non mi tiro indietro a fare nulla. Ultima cosa, secondo me molto importante, l'Italia e in particolare alcuni segmenti dei media hanno un pochino negli ultimi anni snobbato il concorso di Miss Italia, dove tu sei stata veramente una rappresentante d'eccellenza, visto che noi parliamo di eccellenza. Invece nel resto del mondo, vedi la Russia, vedi Mosca, la bellezza italiana è apprezzata, è desiderata, è richiamata. Come spieghi questa inversione di tendenza italiana mentre nel resto del mondo si continua ad inneggiare alle Miss? Vabbè, va bene così, allora andiamo all'estero, andiamo a lavorare all'estero, chissà che a una Miss le danno lavoro più facilmente, e qui ci calcolano poco, hai capito? Chiudiamo dicendo che cosa ne pensi tu della moda italiana. Beh, devo dire che la moda, diciamo, io l'ho sempre un po' seguita, perché chiaramente ci lavoravo, però come puoi ben vedere stanno ritornando cose vecchie, tra virgolette, perché non sappiamo più cosa inventarci, quindi non c'è, cosa si deve inventare? Allora ho visto nelle vetrine ultimamente la classe un po' anni 60, e quei vestiti raffinati, molto femminili, pur non scoprendo nulla di particolare, però dando senso alla femminilità, e quindi ben venga, dai, va bene così. Splendido.
Sandy da Nana di Bengala, ti lasciamo la tua serata charity, grazie per averci concesso questa intervista. Ciao, grazie a te.